voi ci crediate o no, questo smartphone profuma e non è nemmeno il primo di Motorola. Questa è una caratteristica che l'azienda inserisce ormai sui suoi smartphone di fascia un po' più alta, che apprezzo perché altri prodotti tecnologici letteralmente non sono così gradevoli, ma questa non è la peculiarità di Motorola Edge 50 Pro, perché Motorola lo definisce lo smart art phone. Il motivo lo vedete, semplicemente uno smartphone decisamente bello esteticamente, curato, così tanto curato che forse Motorola si è dimenticata qualcosina all'interno. Ma adesso vi racconto tutto in questa recensione. Lasciate un bel like se vi piacerà e iniziamo. E voglio partire con una critica, perché Motorola sta creando veramente molta confusione nella sua lineup. Due anni fa, se vi ricordate, Motorola aveva presentato il Motorola Edge 30 Ultra come smartphone di punta e Motorola Edge 30 Pro come smartphone di fascia medio-alta. Lo scorso anno con l'Edge 40 ha presentato solo l'Edge 40 Pro come suo smartphone di punta e nessuna versione Ultra. Quest'anno si torna indietro, Motorola Edge 50 Pro, smartphone di fascia medio-alta, perché poi arriverà anche Edge 50 Ultra, o così si vocifera. Insomma, un po' troppa confusione. Detto questo, torniamo a lui, che esteticamente, come dicevo, è davvero molto curato. In mano è super piacevole perché intanto è meno scivoloso dello scorso Edge 40 Pro. In più ha questo retro in pelle, un materiale plastico ovviamente, ma caldo, morbido e piacevole al tatto, il che va ad aumentare decisamente il grip. Il modulo fotografico poi non è staccato dalla back cover, ma è tutto integrato proprio in questa rifinitura posteriore. I bordi sono in alluminio satinato, molto piacevole e in continuità nella colorazione. In confezione poi presente anche una cover, anche questa molto bella, semi trasparente in plastica, questa volta dura, liscia, quindi tendenzialmente con la cover risulta essere un po' più scivoloso. Cover che va a proteggere principalmente gli angoli inferiore e superiore, mentre lascia aperti i lati destro e sinistro. Il motivo è che questo smartphone ha un vetro Gorilla Glass 5 curvo ai lati, ma ad essere curvo non è solo il vetro, ma anche il display sottostante, e per buona pace di chi lo odia o chi lo ama per estetica. Essendo però anche il display stondato, qualche tocco involontario c'è, ma soprattutto va a catturare molti riflessi, e in generale è uno smartphone per questa caratteristica all'apparenza un po' più allungato del solito, caratteristica che però, torniamo al punto precedente, favorisce decisamente l'ergonomia. Il display di tipo P-OLED con supporto HDR10 Plus, 6,7 pollici con picco di luminosità pari a 2000 nit e refresh rate che arriva fino a 144 Hz. Si tratta di un bel pannello con colori brillanti e diversi profili colore anche disponibili nelle impostazioni per adattarlo alle proprie esigenze e preferenze, ed in più è un display certificato Pantone, per cui calibrato per avere una regolazione colore oculata. La risoluzione è Full HD Plus, non è di tipo LTPO, ma può essere impostato su 60, 120 o 144 Hz a proprio piacimento, oppure in maniera dinamica. Sul fronte multimediale troviamo un audio stereo di cui però la qualità, ve lo dico, non mi ha fatto impazzire. Al tempo stesso anche il feedback di vibrazione mi sembra tipico di uno smartphone da 200-300 euro, e questo è veramente un peccato perché lui costa decisamente di più, e questo feedback di vibrazione così rumoroso, così fastidioso, stona un po'. Sotto al display invece il sensore di impronte digitali di tipo ottico, che funziona anche molto bene. È uno smartphone certificato contro acqua e polvere IP68, e questa è una caratteristica da non sottovalutare insieme ad un'altra che vi racconto fra poco. Il cuore pulsante di Motorola Edge 50 Pro non è un processore di fascia alta come è successo su Edge 40 Pro, che se vi ricordate aveva lo Snapdragon 8 Gen 2, ma un processore di piena fascia media, ultimo arrivato Snapdragon 7 Gen 3, che provo per la prima volta su uno smartphone e devo dire non mi ha fatto impazzire. È chiaro che non è di fascia alta, quindi non mi aspetto che sia il migliore della piazza, ma nemmeno mi aspetto un tentennamento così eccessivo come visto in questi giorni con Moto Edge 50 Pro. Proprio come un diesel, nei primi secondi dal risveglio dello smartphone si presentano infatti vistosi lag e rallentamenti delle animazioni, e solo dopo un paio di minuti il tutto diventa reattivo e rapido. Lato hardware, un'altra caratteristica che mi ha fatto storcere un po' il naso è il tipo di memorie inserite qui all'interno, e qui mi ricollego al discorso
che Motorola ha pensato tanto all'estetica, al design e un po' meno alle componenti interne. UFS 2.2 che nel 2024 assolutamente stridono contro le recentissime UFS 4.0 che in confronto viaggiano alla velocità della luce. Perlomeno 512 GB il quantitativo, perlomeno 12 GB di RAM, perlomeno buona la ricezione e anche il comparto della connettività in generale, per cui è dotato anche di USB Type-C 3.1 con supporto OTG e DisplayPort. DisplayPort che serve ovviamente per tutte quelle funzionalità di Motorola, ovvero Moto Connect e Moto Ready, che trasformano letteralmente questo smartphone in una sorta di computer al pari della DeX. Quindi passiamo al software. Android 14, sistema operativo preinstallato con interfaccia grafica rinnovata Hello UI, che traccia una sorta di linea di demarcazione con il passato allontanandosi un pochetto da Android stock. Le linee stilistiche di base restano più o meno sempre quelle, minimal, pochi colori, chiarezza, e lo si può notare nella tendina delle notifiche e nei collegamenti rapidi, ma anche nel menu delle impostazioni. Ad arricchire il software ci sono le solite applicazioni Moto, come dicevo, che indubbiamente rappresentano un bel valore aggiunto sia per una pulizia del sistema sia per una chiarezza, rappresentando il punto di riferimento nel sistema per varie funzionalità particolari. In questo aggiornamento c'è ancora più enfasi alla personalizzazione del sistema, come sfondi, icone, font e colori, ed è stata aggiunta anche una funzionalità di AI che permette di creare uno sfondo in base al vostro outfit. Semplicemente scattandoci una foto realizza uno sfondo che possa essere in tinta appunto col nostro abbigliamento. Ho provato qualche test, non mi ha fatto impazzire, però provatela. Anche in queste app è stato portato il nuovo stile della Hello UI, ma qui, e così come anche in altri punti del sistema, non mancano alcune incoerenze ancora, come icone diverse, linee di demarcazione che sembrano messe a caso o spazi mal gestiti. Non ho dettagli precisi su quanti aggiornamenti riceverà Motorola Edge 50 Pro, però in genere ultimamente Motorola assicura, almeno sulla carta, almeno a parole, 3 aggiornamenti di Android e 4 anni di patch sicurezza. A tal proposito, se avrò ulteriori informazioni ve le inserirò direttamente nella recensione scritta. Passiamo al comparto fotografico, un esame che Motorola non spesso supera, ma che sulla carta mi farebbe dire interessante, nella pratica c'è da migliorare. 50 megapixel f1.4, il sensore principale, quindi assolutamente un bel sensore con stabilizzazione ottica, 10 megapixel teleobiettivo 3x, anch'essa con stabilizzazione ottica, 13 megapixel ultra grandangolare. Anche in questo caso c'è la certificazione Pantone, che cerca di mettere un bollino di qualità sulla calibrazione del colore. I sensori più interessanti sono la principale e il teleobiettivo, dove la resa è più che soddisfacente di giorno. La fotocamera ultra grandangolare invece impasta i dettagli e soprattutto di notte fa dei veri e propri disastri. Proprio di notte però si riscatta la fotocamera principale, che come dicevo è quella più interessante, dove lo scatto notturno, che dura ovviamente qualche secondo, permette di portare a casa anche dei dettagli e della luce, a volte anche un filo troppo. In linea generale però questo comparto fotografico, ma fatemi dire il software di Motorola soprattutto, perché è un pattern che vediamo spesso, soffre sui forti contrasti. L'HDR prova a calmierare un po' il risultato, ma non è sempre ottimale, e in parte sulla messa a fuoco, che è un po' ostica tanto nelle foto quanto nei video. Fra le novità software c'è invece lo stile naturale in opposizione allo stile ottimizzazione. Il primo riduce al minimo l'elaborazione software, cerca di fare uno scatto quanto più realistico possibile, l'altro impiega qualche secondo in più e si prefigge il compito di migliorare i vari parametri. La differenza però è spesso praticamente nulla. Altalenante invece la selfie camera, a volte fa degli scatti molto buoni, altri anche qui soprattutto in presenza di forti contrasti meno buoni, mentre proprio per quanto riguarda i video registra fino in 4K a 30 fps o Full HD a 60 fps, ma in quest'ultima modalità non è possibile usare la fotocamera ultra grandangolare. Fra le impostazioni però si può notare la presenza di audio zoom e la possibilità di registrare in formato H265. Per quanto concerne l'autonomia c'è un discorso più ampio da fare, come abbiamo fatto anche per altri smartphone, ovvero la velocità di ricarica. 125 watt, praticamente si ricarica da 0 a 100 in circa 18 minuti, il che vuol dire che appena lo collegate per 5 minuti avete almeno 2 ore in più di autonomia. Questo vuol dire che se avete sempre una presa a portata di mano, la batteria di questo smartphone non è assolutamente problema. Per tutti gli altri, per chi non ha a disposizione una presa
in ogni momento. È uno smartphone che ha 4500 mAh di batteria in un corpo molto sottile, di fatto forse non poteva starci qualcosa in più, ma che porta a sera abbastanza tranquillamente con le 5,5 di display acceso lungo la giornata. Altra caratteristica peculiare, non scontata su questa fascia di prezzo, è la ricarica wireless, 50 W con anche supporto alla ricarica wireless inversa a 10 W, e questa secondo me ha fatto lievitare un pochetto il prezzo. E parliamo dunque di prezzi e promozione, 699 € il prezzo di listino, subito scontato a 599 €, un prezzo tutto sommato ancora secondo me troppo alto, lo consiglierei più facilmente sotto i 500 o almeno 450 €, e considerando la politica di prezzi di Motorola non è scontato, anzi non è detto che non possa arrivarci presto. Detto questo, confrontarlo con un Motorola Edge 40 Pro è quasi inutile, perché sono due smartphone che nascono su fasce di prezzo differenti. Infatti l'Edge 40 Pro offre un processore migliore, lo Snapdragon 8 Gen 2 che assolutamente funziona molto meglio, delle memorie veloci UFS 4.0 contro UFS 2.2, un feedback vibrazione, un audio più corposo, più profondo, più piacevole, ma al tempo stesso anche un display leggermente meno luminoso e meno di qualità. È l'unico aspetto su cui questo Edge 50 Pro però riesce a controbattere a un Edge 40 Pro, che ancora oggi ovviamente è uno smartphone super super attuale. Detto ciò, non vi consiglio né l'Edge 40 Pro né questo Edge 50 Pro, perché sul mercato c'è ancora Motorola Edge 40 che avrà anche qualcosina in meno, ma è assolutamente ha un rapporto qualità-prezzo decisamente più accattivante. Vi lascio qualche link in descrizione. Per questa recensione era tutto, vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuta o vi è stata utile, di condividerla, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, e noi ci vediamo a un prossimo contenuto. Un saluto da Mika, per Android.net.